Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gatsby Drums. Oggi nuova reaction, quindi vado a giudicare amichevolmente sempre i vostri contenuti video, perché oggi siete voi i protagonisti del video. Mi avete mandato dei video dei vostri bunker, dei vostri studi, delle vostre sale prove, delle vostre batterie, piatti, rullanti, pedali, tutto quanto. Quindi oggi andiamo a vederli insieme. Vi ricordo, se volete mandarmi dei video dove ho messo il cellulare qui, mandatemi, mi raccomando, in orizzontale, va benissimo, fatti col cellulare, basta che si senta abbastanza bene, si veda abbastanza bene col cellulare, va benissimo. Mi raccomando ragazzi, se potete in orizzontale. Ma direi di partire subito col primo vostro video. Vi ricordo che qui sotto in descrizione, oltre a trovare tutti i link ai miei corsi eccetera, trovate anche il link per caricare i vostri per caricare i vostri video. Mando la sigla e partiamo subito col primo di voi. Intanto mi metto le cuffiotte. Sigla. Allora, il primo video me lo manda Antonio, quindi direi bando alle ciance, vai pure Antonio. Ciao Luca, questa è la mia batteria, questo è il mio PTP, il mio bunker, diciamo, dove mi esercito, okay. E studio. Perfetto, quindi vedo già che hai deciso di togliere i tom dalla cassa, da sopra la cassa, e metterli in maniera diversa, anche perché come posizioni la batteria, metterli con questo attacco qua sarebbe stato effettivamente impossibile. Iniziamo subito dal set, che è un PDP X7, quindi 7 pezzi, come vuoi vedere. Vorrei provarlo quello. In questo momento sto usando questo rullante, che è il rullante che mi è stato dato in dotazione con, okay, con il set stesso. Di solito uso anche questo, che è un rullante artigianale, fatto da mio zio. Ah, perfetto, bella questa cosa, mi piace sempre. Il set è composto da piatti della Zildjian, okay, da un China, un Ride, due Crash e il Charleston. Tutto S, ok, perfetto. Questi sono, con tra l'altro, il Master Sound girato al contrario, che è una cosa che piace sempre fare anche a me, per dargli un suono più secco. Come vedete qui c'è scritto bottom, perché questo sarebbe il piatto da lasciare sotto, ma molti lo girano al contrario per avere un suono più secco. Anch'io lo faccio, se devo fare uscire il Charleston tanto. Molto bella come cosa. Questi sono di una fascia, diciamo, media. Sì. Sono dei piatti professionali, però suonano uno quelli. Splash qui, che è comunque di una fascia molto più alta rispetto ai miei piatti. A casto, che ho. Bello, quello ce l'ho anch'io. E questo splash da quant'è? Non l'ho inserito nel set. Da lo quant'è? Devo inserire quando non lo sapevo mai. Quando mi va, ecco, quando lo potrò usare. Ci sta. In base a quello che faccio, ecco. Ok. Misura dei tom? Niente, la batteria, come puoi vedere, è piena di gelatine, perché ho voluto abbattere, diciamo, il riverbero. Certo. Più che altro anche il rullante stesso, vari. Ci sono 4 gelatine. Mi piace comunque il sound che fa. Ok, molto il bene. Il pedale per ora è questo, perché il doppio pedale della tamburo ce l'ho sopra. Ok. Dove mi esercito col pad, e preferisco utilizzarlo lì. A volte lo scendo e suono metal, pezzi metal. Ok, perfetto. Cassa vuota vedo dentro. E cose vai. Va bene, è stato un piacere. Piacere mio, piacere di tutti. Continuazione. Grazie mille Antonio. E non abbiamo saputo le grandezze dei fusti, ma credo sia 8, 10, 12, 14, 16, direi, a vedere così. Per quanto riguarda le gelatine, ci sta a stoppare, perché poi dipende ognuno che suono vuole. Ti potrei consigliare magari di cambiare pelli, perché quelle sono quelle in dotazione. Magari prova a cambiare le pelli e prova a suonare. Intanto stavo facendo partire l'altro video. Prova magari delle pelli doppio strato o delle idrauliche, se vuoi proprio un suono di batteria proprio bello fermo. Adesso andiamo avanti con Leo Faggiano. Fai pure. Che bello studio. Ciao a tutti, sono Leo Faggiano,
Ciao. E questa è la mia sala studio. Bunker molto bello, devo dire. È un box realizzato da me all'interno del mio seminterrato. I colori stanno veramente bene, te lo dico. Proprio e belli. Vi passo subito a descrivere il mio strumento, che è una DV Collector. Perfetto. Red Velvet. Quindi siamo a un livello bello alto come batteria. Eccola qua. Con piatti K, tutti K. Bene, potete molto bene, vederla molto meglio. Ok. Allora. Vai, siamo pronti. È una DV Collectors. Un tomo da 10 con okay. pelle Ambassador. Ok, quindi monostrato, fai proprio suonare la batteria un al 100%. Timpano da 14 con pelle sabbiata Remo Ambassador, quindi tutto è monostrato. E ok. Il timpano da 16, perfetto, sempre con pelle Remo sabbiata Ambassador monostrato. Ok. Il rullante è un DV Collector, è un Satinoil da 14x6,5. Ok, molto bene. Quindi tutto di livello molto alto. In questo periodo ho montato lo Speed Cobra, Tama Speed Cobra. Che tra l'altro consiglio per chi ha i piedi lunghi, nel senso che è un rullante bello lungo come pedana, quindi ve lo consiglio assolutamente se magari usate tacco punta, eccetera, perché con questa pedana qua riesci ad avere una buona sensibilità. Vale. Reggie Charleston è un DV 5000, un'ottima meccanica. Certo, il Reggie rullante è anche della serie 5000 della DV. Ok, molto bene. E poi passiamo ai piatti. Ah, lì vedo un piatto molto allora, interessante. I piatti, quello è un 18K Dark Crash, è un tin, okay, un tin crash. Questo è un bellissimo splash da 10 della serie Extra Dry della K. Ok, mai provato. Tono molto, piacerebbe provarlo però. Molto scuro e un decadimento molto veloce. Okay. Lo utilizzo soprattutto per gli accenti. Perfetto, un po' la mic pod. Questo noi. È il Hi-Hat da 14 pollici della K. Certo, perfetto. No, il qui piatto di abbiamo là. Il custom Dark Ride da 20. Molto bello. Quella è una delle piatto. Serie preferite di qui, Zildjian. Un Teen Crash sempre della serie Dark, un medium Teen Crash della serie Dark della K. Questo credo. È un 19 Teen Crash, sempre Dark. Ok. E poi forse quello di là è un 17. Questo mi sa che è un 17, quindi 18 a sinistra, 17 e 19, direi così. Teen Crash, sempre della serie Dark. Scusate, sono andato troppo indietro, ok. Abbiamo, della stessa serie, ecco qua, dello splash da 10, questo Crash, è uno Special Dry anche questo. Quello mi sa che sono di brutto. Da 16. Ok. In realtà questo piatto l'ho comprato per dare un po' di sustain a questo 17. Ok, quindi che aveva insieme. Un decadimento molto veloce, diciamo un suono per i miei gusti un po' vuoto. E quindi lo utilizzo quasi sempre insieme a questo che dà un po' di, diciamo, prolunga il suono. Ok, quindi praticamente lui li suona insieme con il piatto di destra alla sua destra, da cosa ho capito va a dare l'attacco, diciamo, ma suonandolo insieme al Crash Dry di Zildjian che ha sulla sinistra, quello di destra fa l'attacco, quello di sinistra fa principalmente la release, quindi la continuazione del suono. Molto interessante questa cosa, non ci avevo mai pensato. Questo seggiolino è comodissimo, io lo consiglio a tutti anche perché ha questa scanalatura che serve a scaricare il peso della spina dorsale, quindi è molto comodo. Bello. E, mai provato. Ho risolto i problemi, qualche doloretto di schiena che prima avevo. Certo, ok. E poi ho fatto realizzare dal mio falegname questi quelli. Pannelli in legno che vedete, che è un legno misto faggio e vanomogano. Hanno diverse collocazioni, listelli in legno, sia frontali che orizzontali che verticali, okay. E li ho utilizzati per il controllo delle alte frequenze. Devo dire che sono molto molto efficaci. Ok, quindi principalmente per i piatti. E utilizzo un campanaccio della LP Latin Percussion per
qualche pattern di salsa, Son Go, okay. O Mambo. Pensavo già più cose tipo tante volte si usa anche nel rock il campanaccio, invece lui allora probabilmente suona più generi, appunto tipo come si dice, si chiamano quei generi tipo samba eccetera, come diceva prima. Questo è il mio set. Bello, molto ciao a bello, tutti e grazie. Devo dire molto bello. Poi DW Collector, sì, in realtà non l'ho mai provata. Se devo dire la verità, ho provato altre DW, la DW Collector purtroppo non l'ho mai provata, mi piacerebbe però farlo il prima possibile. E poi piatti K, raga, che ve lo dico a fare, bellissimi, veramente, veramente, veramente bellissimi. Adesso andiamo avanti con l'ultimo DW, no, quanti video abbiamo visto oggi? Mi sono perso, aspettate un attimo che li conto. Allora, questo l'abbiamo visto, questo l'abbiamo vi... No, ah no, no, penultimo. Leonardo, Drum Kit Tour, vai pure Leonardo, vedo già un ventilatore, mi sa che questo video l'hai fatto d'estate. Allora, ciao a tutti, ciao Luca, ciao. E ciao a tutti gli amici di Gastro Drums. Oggi volevo presentarvi il mio kit nella mia stanza. Allora, siamo partiamo pronti. Dalla batteria, è una Tama Superstar Classic Maple 7 pezzi. Ok, molto bella. Rispettivamente cassa da 22, tom 8, 10 e 12, timpani 14 e 16, okay, e poi ottimo. Il rullante da 14 per 6,5. Ok, tutto io tutto compreso montato nella su batteria. Un rack della SD. Non lo conosco. Passiamo poi alla parte succosa e interessante. I piatti. Allora, qui troviamo diversa roba, tanta, veramente tanta roba. Direi partiamo di sì. Da sinistra. Abbiamo innanzitutto come Charleston un Istanbul Xist. Molto bello quello, l'ho 14. Provato, molto bello. Poi troviamo uno stacchettino che è composto da un China, okay, della UFIP che ho fatto ritagliare, e un Paiste Splash che è lo stesso che è questo. Okay, tutti e due sono da 10. Altro splash da 10 della Paiste, UFIP FX da 10, sempre splash. Ok. Ora, passando ai crash, abbiamo due Bionic, abbiamo un 17 e un 18. Che belle queste. In più abbiamo uno Zultan, a me piace chiamarlo hybrid, però è un Aya che ho fatto ritagliare perché avevo rotto e poi per non buttarlo via ho detto, vabbè, lo faccio ritagliare, quindi questo bene. È il risultato. Quindi poi passiamo al ride. Il ride è un Paiste PST 7 Heavy Ride da 20 e suona abbastanza decente, dai. Direi di sì. Poi abbiamo un secondo Charleston che è un Sound Station che non penso nemmeno conoscerai, però ce l'avevo da quando ero piccino e quindi ho detto vabbè, lo tengo. Okay, poi no, passando al China abbiamo un Istanbul Mehet Samaha, okay, vabbè, come va, si chiama? Sì, va benissimo, e, com'è? Questo. Poi abbiamo due crash della Istanbul, abbiamo un 16 Istanbul Mehet Traditional e un sempre un 18 Istanbul Mehet Traditional, sempre okay, da 18. Poi abbiamo questo Chimes fatto da me. Come fatto da te? Che suona veramente bene, ma è una cosa talmente rompiscatole che non, quando vado in studio mi infamano malissimo. Poi passando come al... Come è fatto da te? Ma ti sei fatto un Chimes? Cioè l'hai fatto tu, l'hai costruito tu? Com'è possibile? Spiegaci nei commenti come hai fatto. Comunque penso sia una roba abbastanza complicata da fare. Poi magari no, però a vedere così mi sembra una cosa abbastanza complicata. Quindi spiegacelo nei commenti. Pedale, abbiamo un altro Speed Cobra. Eccolo lì. Da doppio pedale. E nulla, questa è la mia piccola batteria. Beh, piccola più o meno. Ditemi cosa ne pensate e ciao. Ciao, grazie mille Leonardo. Piccola più o meno, direi. Piccola più o meno. Però sicuramente una bella batteria, mi piace il fatto che abbia, soprattutto per quanto riguarda i piatti, è come se, secondo me, la ragionasse a palti, cioè dalla parte destra ha tutta la sezione Istanbul, che quindi hanno una certa tipologia di suono, dalla parte sinistra ha invece, non mi ricordo cosa avesse, ma comunque aveva degli Xist di Istanbul, e poi i Bionic, quindi in base alla posizione lui ha dei suoni diversi, quindi questa cosa è veramente molto 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 interessante, bello, mi piace. Andiamo avanti, quindi eravamo arrivati a Leonardo, adesso andiamo a... dov'è? Qui, eccolo qua, Massimo Carrere.
non lo so, pertanto questo cognome purtroppo non mi viene molto bene da dire. Vediamo una Ludwig con una colorazione molto interessante, vai pure Massimo. Ciao Luca, ciao a tutti gli amici batteristi, io sono Massimo dalla Calabria e niente, anch'io vorrei condividere con voi insomma la mia strumentazione. Attualmente la batteria che ho è questa qui, è una Ludwig Colorazione Keystone, spettacolare. Dovrebbe essere Keystone. Del 2011, okay. Cassa 22, 10, 12, timpano 16. Ok. Come piatti uso, sempre usato il Charlie da 14 Averis, okay. Ormai del 93 sarà? Sì. Vedo. E Crash 18 sempre Averis, e Ping Ride sempre Averis da 20. Belli vecchietti questi, mi piace. Avevo anche un Crash sempre Averis, vabbè ormai è andato. È morto nella notte dei tempi. Avevo preso questo qui, questo K Dark Custom Crash, però si è appunto... Si è crepato, ho avuto questo peccato. Problema. Come pedale che non ho qua perché l'ho montato sulla elettronica, come elettronica una T17KV2, okay. E ho il Peer Redline, mm-hmm. Fantastico pedale, certo. E niente, questo qua, questa è la batteria, ovviamente suona con le pelli originali, ma suona da paura, e le pelli originali perché saranno abbastanza datate, anche se nessuno l'ha mai suonate, però saranno datate. Uh-huh. Ah, e poi pensavo di aver perso il Ping Ride, che poi ho ritrovato, e nel frattempo mi ero preso un Modern Essential da 20 da come Ride Paist 602. Bene. E niente, bene, tutto bene, qua. Bene. Questa qui il mio gioiellino, poi conto di prendere anche un rullante serio, e questa è qua. È lei. Non ce l'hai detto, mi sa. E la finitura è fantastica. Bellissima. Ok, grazie mille per quello che fai, Luca, questa rubrica molto molto tranquilla, carina, molto. Bene, e niente, grazie. Un abbraccio a tutti. Ciao Luca, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, grazie mille Massimo. Allora, sicuramente sì, la finitura è molto bella, sono contento tu abbia ritrovato il tuo ride e alla fine ti sei trovato ad avere due ride, quindi ci sta. Più che altro anche perché appunto quei piatti lì che sono belli datati, intanto bravo perché non li hai rotti, a parte un crash, ma gli altri comunque sembrano ancora più che sani. E per il resto, appunto, un peccato perché comunque hai dei piatti belli datati che hanno una bella storia dietro, quindi perderli sarebbe un peccato, ma alla fine dai, almeno adesso hai un piatto in più. E quindi, veramente interessante, pelli di serie è vero, ma diciamo che le pelli di serie di Ludwig solitamente suonano abbastanza bene, molto spesso sono un po' più fini rispetto alle altre, ma suonano di brutto. Quindi, finiamo qua. Questo video sono a 18 minuti come registrazione e quindi voglio ringraziare Massimo, che è stato l'ultimo video se non sbaglio, credo, ho sbagliato, vabbè, Antonio, Massimo, Lio e Leonardo per questi video. Vi ricordo, se volete mandarmi dei video fateli tranquillamente dal cellulare, se potete fateli in modo orizzontale perché almeno si vede bene, invece in verticale rischiamo poi di perderci alcune cose perché devo farli vedere un pochettino più piccoli. E basta ragazzi, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito Castle Drums dove ci sono tutti i corsi vari eccetera, e grazie mille ancora a tutti, mandatemi video mi raccomando, qui sotto in descrizione avete il link con la cartella Dropbox dove caricare i video, e noi ci vediamo al prossimo video.